Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella se volete le novità e lasciate un like se vi piace questo video. Oggi vorrei fare un video molto breve sulla sostituzione della finestra della mansarda. È una procedura molto semplice che richiede solamente una manciata di minuti e voglio farvela vedere perché durante il mio ultimo viaggio qualcuno l'ha dimenticata semi aperta e si è spezzata praticamente tutti e due i braccetti e si è spezzata anche tutta la finestra. Era già danneggiata, però diciamo che ci è stato messo del nostro per fare in modo di sostituirla un pochettino in anticipo. Non sono stato io a lasciarla aperta, probabilmente è stato il vento. Mia moglie dice che è stato il vento a lasciarla aperta, quindi probabilmente il vento mi ha rotto la finestra. Detto questo, adesso andiamo a sostituirla e vediamo come fare. È una procedura molto semplice. Ok, saliamo. Adesso andiamo direttamente sulla mansarda e vediamo con che semplicità si toglie. Basta sollevare praticamente il vecchio vetro fino a portarla ad un'altezza superiore a 110-120 gradi e eccolo qua, si sfila subito senza nessun problema. Ovviamente prima c'è da rimuovere praticamente i braccettini dietro con delle vitarelle, le vitine che sono fissate, che fissano praticamente il braccettino sul telaio della finestra dall'interno. Ecco qua, appena smontata, vecchia finestra ovviamente disintegrata, nuova finestra completa di plastiche ancora da togliere. Togliamo subito le plastiche di protezione. Ovviamente scusate un po' il macello che c'è intorno, ma nel frattempo sto facendo un altro lavoro nel bagno, uscirà un video apposito anche su questo contenuto, quindi c'è un po' di macello. Artlist.io. Una volta rimosse le plastiche, basta infilarlo e ruotarlo verso il basso. Eccolo qua, in un attimo sostituito il vetro. Ora andremo a mettere i fermi laterali e centrali nuovi. Music licensing reimagined. Apriamo i braccetti nuovi. Music licensing reimagined. Thank you.
togliamo questi. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ok, proviamola. Apriamo la prima prova in assoluto. Apriamo. Vediamo. Ok. L'unica cosa è che questi braccettini sembra che non si blocchino da soli. Non so perché, ma non si bloccano. Ok ragazzi, a questo punto si ferma il video. Perché si ferma il video? Perché nell'invitare questi diciamo braccetti di sostegno, mi sono reso conto che questo modello di braccetti di sostegno è praticamente inutile. Mi spiego meglio, non è che sia inutile, funziona, ma è molto precario e ha un'apertura di questa distanza, quindi la finestra non si apre tutta ma si apre un pezzo. Per di più è anche studiato male, perché come vedete questa distanza non è, io la vado a comprimere e lei lavora così chiusa, la vado a comprimere e lavora chiusa. Quando la decomprimo, questo è lo spazio che fa la molla, ma guardate un po', ci sono un altro 2 centimetri, non so se si vede. Questo spazio è vuoto, è invece spazio che doveva spingere ed aumentare il contrasto. Quindi il risultato è che il materiale è veramente scadente, è anche punzonato male, che come vedete le punzonature sono fatte male, tanto è che questo si è aperto da solo, come vedete. All'interno c'è la molla che va qua dentro. Però questa molla non è dimensionata bene, quindi secondo me c'è un problema proprio strutturale di chi, dell'ingegnere che ha creato questo tipo di braccetti, che secondo me potrebbe anche cambiare lavoro. Detto questo, non mi sono fidato di questo prodotto, molto economico, e andrò a finirla di installare con i classici braccetti neri di quest'altro tipo. Quindi a sfera con 2 chiusure e 2 altezze differenti, che erano quelli che in realtà erano con la vecchia finestra. Li ho comprati nuovi perché almeno così sono nuovi e sicuramente dureranno di più. E detto questo, niente, andiamo a finire di montare la finestra con questi, buttando nel secchio questi qua. Quindi se voi trovate questo modello di braccetto, potete tranquillamente prenderlo e buttarlo nel secchio dell'immondizia. Continuiamo il lavoro. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ecco qua, finestra nuova installata. Tac. Ora sì che con questi gancetti funziona bene. Bella stabile, tutta all'apertura totale. Vista la temperatura la lasciamo ben aperta. Ok ragazzi, eccoci qua, il video è finito, spero vi sia servito almeno come riferimento un domani voleste cambiare quel tipo di finestra e soprattutto in quella posizione avete visto che è semplicissimo, basta inserirla ad aperto, agganciarla e farla cadere giù, quindi è molto semplice. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se volete le novità selezionate la campanella e se volete iscrivervi al canale, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale perché proseguirò poi ad eseguire dei video nuovi con altre tipologie di installazioni. Io per ora vi saluto, ci vediamo al prossimo video, buon proseguimento e ciao a tutti!